Bene, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui naturalmente. Oggi è lunedì 28 febbraio e volevo iniziare esprimendo un po' il dolore, la sofferenza che sta colpendo, come dire, parte dell'Europa, insomma, no? Il fatto che in piena Europa sia scoppiata una guerra è veramente qualcosa di incredibile, di impensabile, insomma, no? E quindi prima di iniziare questo sangue volevo proprio, come dire, esprimere la speranza che possano, come dire, prevalere, come dire, le ragioni umanitarie, no? E anche per esprimere un mio fermo convincimento, insomma, contro la guerra e a favore della pace, insomma, no? Che speriamo possa essere raggiunta in breve tempo. E quindi anche il sangha, che è una piccola cosa, però è comunque una cosa importante anche per, come dire, la nostra crescita, per fare bene quello che facciamo e per anche in qualche modo, per quanto ci può essere possibile, dare proprio anche un aiuto affinché, insomma, prevalgano queste ragioni umanitarie, insomma. Ciò detto, questa sera ci occuperemo della trasformazione del 2 conservativo. Stiamo parlando dell'Enneatipo 2, ovvero della passione, dell'orgoglio e della fissazione della falsa abbondanza, sostanzialmente. Giusto per dare qualche tratteggiare un pochino l'Enneatipo 2 in generale, poi entriamo più nel merito del 2 conservativo. Il 2 ha proprio questa sosta di identificazione con un'immagine idealizzata di se stessa, come se avesse un po' un sé, un po' grandioso, attraverso il quale in qualche misura colma un po' il vuoto esistenziale. E questa immagine grandiosa di chi non ha bisogno di nessuno, che spesso è realizzata proprio rimuovendo le parti in ombra di se stesso, mettendo in luce solo ciò che è in qualche modo luminoso, ciò che va nella direzione un po' di sentirsi al centro dell'attenzione, di sentirsi visto, di sentirsi amato, quasi a voler essere indispensabile per gli altri, quasi a voler creare una dipendenza con l'altro, salvo poi a un certo punto, attraverso la consapevolezza, riconoscere che è proprio l'Enneatipo 2 ad essere in realtà dipendente. Spesso nell'infanzia dell'Enneatipo 2 i bambini sono spesso dei bambini molto belli che vengono un po' messi al centro dell'attenzione per questo e in molti casi svolgono anche, come dire, una sorta di allegria, cioè creano delle situazioni di leggerezza. Anche per coprire spesso
situazioni critiche, no, dal punto di vista familiare, e spesso rimangono un po' intrappolati in questo ruolo, no, di in qualche modo coprire delle cose difficili, conflittuali, dolorose, mettendo in luce invece un aspetto, come dire, più leggero, più divertente. Spesso i bambini sono i cocchi della mamma, le bambine diventano le principessine dei papà, salvo poi anche qui rimanere un po' incastrati in questo ruolo un po' infantile, che diventa poi difficile trasferire in qualche modo nella vita adulta, insomma, no? Nell'NA tipo 2, come spesso abbiamo detto in altre situazioni, è un NA tipo molto seduttivo. Casanova, per l'appunto, era di questa tipologia, e c'è proprio una compulsione alla seduzione, no? L'idea di essere sempre profondamente innamorati, insomma, no? Questa è un po' la condizione che dà energia, vita, vitalità all'Enneatipo 2, che ovviamente ha una grandissima facilità nello stabilire relazioni, rapporti sociali, eccetera, e tende anche ad esprimere in questo il proprio erotismo in modo libero, insomma, no? Diciamo, questo un po' a grandi linee, no? Come dire, alcuni tratti dell'Enneatipo 2, che, come sappiamo, è proprio nella parte emozionale dell'Enneagramma, e forse è il più emozionale dei vari Enneatipi. Il 2 conservativo, invece, che ha come passione quella del privilegio, è come se fosse il contro orgoglioso. È difficile riconoscere l'orgoglio nel 2 conservativo, perché mentre il sessuale o il sociale tendono, come dire, a farsi grandi, come dire, a gonfiare il torace, no? Il 2 conservativo invece tende a farsi piccolo, esprime una seduzione un po' infantile, no? Come fosse una seduzione legata al sedurre il papà, sostanzialmente, no? Ad essere un po' il centro dell'attenzione, ma proprio con quella modalità, no? E spesso è un bambino capriccioso, no? Che vuole tutto, una bambina capricciosa che vuole tutto, e che vuole stare al centro dell'attenzione. E in questa, diciamo, seduzione infantile c'è tenerezza, delicatezza, però poi non c'è, come dire, il senso della responsabilità, no? Cioè, è come se, come dire, poi lo vedremo meglio, è proprio l'idea di poter ottenere dall'altro tutto ciò che vuole, proprio in virtù del proprio infantilismo, in qualche modo, della propria seduzione infantile. L'idea, in sintesi, del 2 conservativo è un po' quella di, come dire, se tu soddisfi tutti i miei desideri, io ti amerò per sempre in modo incondizionato. Questo è un po' il patto, no? Che poi
Quanto sia vero non lo sappiamo, ma questo dà a intendere il 2 conservativo, tant'è vero che poi spesso sono, come dire, diventano amanti di persone, donne o uomini, perché ci sono 2 conservativi, sia uomini che donne, di persone importanti, no? Proprio con quest'idea un po', come dire, di poter ottenere tutto ciò che si vuole, no? È un po' come Salomè che chiede ad Erode Antigua di dargli la testa del Battista, sostanzialmente. E lui fa mozzare il capo alla testa del Battista per uno stupido desiderio, no, di questa Salomè che si mette poi a danzare per Erode. L'articolo in questo caso del 2 conservativo è stato scritto da Cati Preciado, che è una collega psicoterapeuta. Che lei sottolinea proprio che la difficoltà più grande del 2 conservativo è proprio quella di crescere, di uscire da quella sorta di infantilismo e di uscire da quella dimensione onnipotente di poter ottenere dei privilegi, no? Di poter vedere soddisfatti dall'altro tutti i suoi desideri. È come se si trovasse in una sorta di blocco evolutivo, insomma, no? Cioè, un po' un adulto che, come dire, non cresce, rimane un po' un adolescente. Questo l'avevamo già visto anche per certi versi per il 7. Però il 7 è nell'ala mentale, il 2 è nell'ala emozionale. Quindi hanno caratteristiche simili, possono avere caratteristiche simili, ma come dire, diverse, no? Proprio per una diversa sensibilità. E l'altro aspetto che ci sottolinea Cati è proprio questo essere stata innamorata della se stessa bambina, no? Cioè come se in qualche modo questo essere innamorata, questo poter ottenere ciò che vuole in alcuni momenti della propria crescita, della propria vita, l'abbia bloccata un po' lì, insomma, no? E lei proprio cita una frase in cui dice: è l'idea di sedere sulle ginocchia di Dio onnipotente e di poter ottenere da Lui qualsiasi cosa io desiderassi, insomma, no? E questa era un po', come dire, un po' l'ideologia, no? Un po' il suo modo di approcciare alla vita. Poi, in questo suo racconto, che ringraziamo perché ci mette in evidenza un po' dall'interno, no? Proprio dalla sua vita, quello che lei ha vissuto. E ci racconta che poi dopo la laurea in psicologia ebbe in qualche modo la fortuna o comunque aveva le capacità per iniziare a lavorare in una clinica per malati terminali in cui lei amministrava questa clinica e quindi diventò immediatamente indipendente, prese casa, eccetera, eccetera, e con questo lei pensava finalmente, adesso sono libera, perché la libertà è un altro elemento, diciamo, comune al 2, sono libera, non ho più limiti e soprattutto sono fuori
diciamo, dalle pretese dei miei genitori e posso fare quello che voglio. Salvo il fatto che dopo qualche mese che ha conquistato la libertà, comincia in realtà a star male, comincia a deprimersi, comincia a mangiare in un modo incontrollato e quindi diventa, come dire, prende addirittura in poco tempo 20 kg, quindi come dire, come elemento proprio di sofferenza, no? Come a voler coprire una sofferenza che stava sentendo, e lì la difficoltà qual era? Che lei non riusciva minimamente a farsi carico di se stessa, insomma, no? In questo senso, come dire, c'è proprio, come dire, l'incastro della bambina che si aspetta dagli altri, no? O del bambino che si aspetta che gli altri possano soddisfare i suoi bisogni, i suoi desideri. E poi, diciamo, parte proprio con una rabbia incontrollabile, perché nessuno ovviamente si prendeva cura di lei. E qui Cati Preciado ci dà un primo elemento, no? Cioè come se il sistema di sicurezza del due conservativo fosse ancora esterno, nonostante l'età adulta. E quindi ovviamente si aspettava che arrivasse, come dire, il principe azzurro o qualcuno a salvarla, no? Ma, e quindi emerge questa rabbia contro tutti, contro il mondo, e noi sappiamo che il 2 ha un collegamento psicodinamico con l'8, che è uno degli eneatipi più aggressivi, e il 2 va in stress nell'otto, quindi è un po' come quando Sgarbi comincia a fare le sceneggiate napoletane, insomma, no? Può arrabbiarsi molto e molto intensamente. E non solo, ma poi è molto arrabbiata. E anche nel suo lavoro lo fa un po' da due, no? Arriva quando vuole, non vuole limiti, non vuole regolamenti, cioè ha un'organizzazione del tutto, come dire, inadeguata, insomma, no? E poi finalmente, come dire, un contatto con un suo insegnante universitario, in qualche modo la inserisce in un gruppo di formazione, poi lei inizia proprio un percorso di psicoterapia individuale, che è quello nel quale poi riuscirà in qualche modo a mettere un po' a fuoco i vari aspetti, insomma, no? E soprattutto il concetto di limite, no? Perché è un po' come se lei vivesse eternamente un po' in queste fantasie che non le permettevano di tenere proprio i piedi per terra, insomma, no? E quindi di occuparsi banalmente di se stessa, ma proprio delle cose anche concrete della vita, come andare a fare la spesa, come pagare il bollo della macchina, dell'automobile, come pagare le bollette della corrente elettrica, eccetera. Cioè, viveva proprio in una disorganizzazione. E mentre nella psicoterapia comincia a riconoscere un po' tutto questo, comincia a riconoscere che in realtà dietro quella immagine un po' meravigliosa, no? Perché alla fine i due in qualche modo
proprio per questa idea un po' idealizzata di se stessi, no? Cioè vanno in giro un po' come se non avessero bisogno di nulla, ma dietro questa immagine poi lei scopre invece, comincia a vedere la sua inadeguatezza, le sue insicurezze, eccetera, e comincia poi effettivamente a lavorarci in modo puntuale, preciso. E quello che lei dice che le è servito tantissimo è quello di smetterla di idealizzare il modo in cui aveva vissuto gli anni precedenti, un po' quelli della famiglia sostanzialmente, no? E invece cominciare a sentire il dolore, la disillusione, e proprio affrontare anche la vita quotidiana, no? Tant'è vero che lei dice: è stato per me fondamentale darmi una disciplina, cioè avere dei limiti, stare in situazioni in cui non potevo fare quello che volevo, insomma, no? E proprio mettere i piedi per terra, occuparsi in qualche modo delle cose concrete, no? Diciamo, questo un po' a grandi linee. Poi naturalmente vi invito sempre a leggere questi articoli che ovviamente sono più articolati. Io riassumo qualche aspetto giusto per descrivere un po' questo processo. Per quanto riguarda, beh, se avete voglia di vedere il film Lolita di Stanley Kubrick, sicuramente il film che identifica meglio il duro conservativo, e anche un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan, nel ruolo di Blanche, che è la sorella della compagna dell'altro protagonista, che è Marlon Brando. Ok, mentre per quanto riguarda la terapia mutua, visto che stiamo parlando del due conservativo, diciamo, l'invito è un po' ad autoesplorare in quali circostanze emerge la nostra parte adolescenziale e un po' capricciosa, no? E quanto ne siamo consapevoli e come ci relazioniamo poi con questa parte di noi stessi. Ok, adesso io chiudo la diretta e ci rivediamo poi tra una ventina di minuti, intorno alle 20, per la pratica meditativa.